causa del principio di azione e reazione, il nostro attimo di presente si muove in modo elettrico con l'onda cerebrale e con la materia nella sua dinamica a causa dell'azione uguale e contraria, che è proprio quella che dalla fine estrema della nostra vita, ossia dalla morte, si muove nel senso inverso verso il principio. Noi siamo in un disegno in cui già esiste tutto il possibile. Perché? L'alternativa è tra il tutto in potenza e il tutto già in atto. Bene, mentre il tutto già in atto retrocede verso il tutto in potenza, noi osserviamo fenomeno inverso di un tutto in potenza che evolve progressivamente verso l'atto. Ma il nostro momento di presente è intermedio tra i due estremi e per giungere a questo punto intermedio noi partiamo dalla fine, cioè da quanto da tutto è in atto, e lo facciamo retrocedere in ciò che non è ancora avvenuto nel momento presente per vedere poi il suo compiersi. Di conseguenza noi siamo qui perché il nostro spirito di osservazione è già retrocesso fino a questo attimo di presente dal tutto già in atto della nostra vita, ossia dal punto della morte. Di conseguenza anche in questo preciso momento noi stiamo facendo esperienza di una parziale resurrezione di tipo magnetico e antimateriale e osserviamo l'andare a morire opposto di tipo elettrico e di tipo materiale. Conseguentemente il punto della morte è stato già superato da noi stessi. Possiamo essere sicuri che quando arriveremo a quel punto sarà allora che cominceremo a vedere tutta l'evoluzione al contrario della nostra vita. Quindi questa è, attraverso il secondo principio della fisica, la sconfitta assoluta della morte, che non è per noi un terminale della nostra esperienza, ma solo dell'esperienza relativa che ora stiamo facendo e che è relativa al tratto inverso che ha una evoluzione inversa.